sempre disponibile e fate un lavoro veramente stupendo. Ringrazio la mia ditta, che si chiama Casa Project, e voglio dire, speriamo che al più presto mio figlio torni a casa. Comunque mio figlio, grazie a Dio, è in buone mani, ci sono buoni medici, ancora non ce ne possiamo vantare di questa cosa qua. E cosa vi devo dire? Grazie a tutta Italia, a tutti gli italiani che mi hanno dato la mano. Grazie a voi giornalisti che siete qua per me, che non sono nessuno. E non so, vi vorrei abbracciare tutti, ma sono troppo piccolino per adesso. Cioè, non so più cosa dire, veramente. Non ho parole. Non ho parole per quello che state facendo. Non sono bravo come Valeria a parlare, perché mi sento in un posto non adeguato. Io preferisco stare sulle impalcature che stare qua. E spero, comunque le mie bambine stanno bene, c'è una mia nipote che se ne sta prendendo cura, le porta a scuola, le porta a casa. E devo ringraziare Laura Sanna, faccio i nomi e cognomi perché è giusto così, e Alessandro Sanna e Giuseppe Bruno. Devo ringraziarli per come fanno stare i miei figli, per come se ne occupano, le vanno a prendere a scuola, le fanno studiare, le fanno mangiare, le lavano. Mentre che io faccio 10 ore al giorno di lavoro, c'è qualcuno che sta della mia famiglia vicino ai miei figli. Devo ringraziare i medici che stanno facendo tutto e di più per mio figlio. Ita è un piccolo leone. E mio figlio. Siccome che io ne ho passate tante, non vorrei che mio figlio passerebbe le cose che ho vissuto io. Spero che mio figlio nasca, cresca bene, stia bene al più presto. Vorrei essere io al suo posto, ma non lui. Mi sostituirebbe. Non ho parole.